Siamo a Messina, 300.000 abitanti. I pompieri devono passare, stanno suonando per chiedere strada. Siamo qua davanti al Naudio. Macchine in doppia e terza fila. I tir che camminano. Dove si spostano i tir? Come si può spostare un tir di 40 tonnellate davanti ai pompieri? Non c'è modo. Una città paralizzata. Liquidi alimentari. La strada più trafficata d'Europa, questa. Da qua si va ai laghetti che collegano la Sicilia all'Italia. Ogni giorno 4.000 tir vengono traghettati nello stretto. È la media giornaliera del passaggio dei tir che passano sul suolo del comune di Messina. E gran parte di questi passano nel centro storico, perché passano proprio in questa strada, la via Giuseppe La Farina, agente di Cavour. Ancora i vigili del fuoco sono bloccati al semaforo. La sirena dei vigili del fuoco ancora suona al semaforo, l'ultimo semaforo prima della stazione. In un incrocio dove passano i tir, gli autobus e il tram. È ancora là fermo, i vigili del fuoco sono ancora fermi al semaforo, non riescono a passare. Ecco, ora si sono immessi nel binario del tram, col rischio di toccare il cavo dell'alta tensione.